Ma che cosa dici? Scusa, vuoi spiegarti meglio? Sì. Gianluca ha avuto un incidente e ha perso la memoria. Per questo non si ricorda di me. Soffre d'amnesia? Sì, esattamente. Sì, ma continua a non capire. Che cosa c'entra il suo stato col fatto che non puoi dirgli che sei la madre di sua figlia, sua moglie? Il problema è che io non posso raccontargli la verità. Lui non può provare un'emozione troppo forte, perché diventerebbe pazzo. E chi ti ha detto questo? È stata Mirella, la dottoressa Ledesma. Quando ha avuto l'incidente si è presa cura di lui, l'ha portato negli Stati Uniti e l'ha seguito in tutti questi anni. Quindi è stata lei, allora? Sì, lei. Lei e il dottore che lo ha in cura. Come si chiama? Giulio Chiroga. Giulio Chiroga? Sì, lo conosce? No. No, no, non credo, no. E quando Maria Rosa si è sentita male, gli ho telefonato pregandolo di venire a visitarla, però non ha voluto. Mi ha detto che aveva un paziente che stava male. Per questo ho chiamato lei. Anche se non ero sicura che sarebbe venuto. No, hai fatto più che bene a telefonarmi, mia cara. E ringrazia Dio di avermi chiamato. Vedi, Stellina, forse ti potrà aiutare molto, molto di più di quanto tu non creda. No, Gianluca, non riesco proprio a capirlo. Credimi, fino a ieri giocava tranquilla e felice. Improvvisamente si ammala in questa maniera. Davvero sta così male? È stata tutta la notte tra la vita e la morte. E non si capisce cosa abbia. Sai una cosa, mi sembra così assurdo, non riesco ad accettarlo. E io non ero in casa. Per colpa di un capriccio di Mirella. Certo, lei non immaginava cosa sarebbe successo. Ma se fossi rimasto qui avrei potuto fare qualcosa. E più in fretta. Tu avresti dovuto essere presente quando la bambina si è ammalata. Ho visto Stellina, era disperata. Per fortuna ha trovato lei un altro medico. Ma cos'è successo al dottor Chiroga con il quale hai tanta confidenza? Perché non è venuto? Non so, Enrico. Non lo so, ma è una cosa che devo scoprire al più presto. Mi deve una spiegazione. Non so come abbia potuto comportarsi così. Se la bambina si salva, lo dobbiamo a questo medico che neanche conosco. Gianluca, ti giuro che non capisco come abbia potuto ammalarsi così improvvisamente. Non lo capisco. Qual è la causa? Ma in qualche modo lo verremo a sapere, vedrai. Ma qual è la ragione? Perché sta così male? Io non riesco proprio a capirlo. Te l'ho già detto, Milena. Secondo il medico ha mangiato qualcosa. Sì, d'accordo, ma di che genere? Tu per caso hai qualche detersivo pericoloso che usi per il bucato e che Maria Rosa può avere preso senza che tu te ne accorgessi? No, no, Milena, no. Lo sai bene che faccio sempre molta attenzione. L'unica cosa diversa che ha preso Maria Rosa è stata la tisana che io preparo a Stellina. Che solo cosa? Questo. E perché l'ha bevuta? Non ti ricordi che gliel'avevo preparata con un po' di latte? Era qui, sul tavolo. Siccome Stellina non l'aveva bevuta, l'ho portata nella sua camera. Certo. L'ho portata in camera di Maria Rosa e l'ho lasciata lì, sul suo comodino. Molto probabilmente la bambina l'ha vista e se l'è bevuta. Capisci adesso? Però quella non può averle fatto male, perché è una bevanda di erbe aromatiche che io preparo solamente per Stellina e che lei prende tutte le sere. No, 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 Teresa, aspetta. Dove l'hai messa adesso? Te lo ricordi? È lì. Lo sai, è in quell'armadietto, la metto sempre lì, è in una bottiglia grande. La conosci anche tu, no? Ma Teresa, cosa? Questa non è la tua tisana, ha un odore orribile. Prova a sentire. Ma che stai dicendo, Milena? Annusa, annusa, e vedrai che ho ragione. Ha un odore ripugnante, questa non è la tisana, sicuramente no. Ma com'è possibile? La bottiglia è la stessa. L'hai messa tu nell'armadio, non è vero? Però non capisco. Eppure è proprio questa. La riempio sempre io. E qui c'è un'altra bottiglia. Come sarebbe ce n'è un'altra? Questa sì che è la tisana.
Ah, sì? Sì, sì. Ma come fanno a esserci due bottiglie identiche? Ti assicuro che non sono stata io a metterle. E adesso bisogna scoprire chi è stato. Maria Rosa ha sicuramente bevuto la porcheria che qualcuno ha messo in questa bottiglia, lì dentro. Ma com'è possibile? Dio mio, che disgrazia. Ah, finalmente. Le cose si stanno chiarendo una volta per tutte. Chiarendo? Io sono più confusa di prima. Che cosa stai cercando di dire? Ma la troveremo una spiegazione, te l'assicuro. Sospetto chi può essere stato. Sai, Teresa, il medico forse è in grado di scoprire quello che ha bevuto ieri sera la bambina. Bisogna portargli la bottiglia. Sì, sì, gliela porto subito. È una buona aspetta idea. Aspetta un momento, aspetta. Nel frattempo controlla se quella strega è in casa oppure è uscita. Quale strega? Mirella, vuoi dire? Proprio lei, sì. Sono sicurissima che lei c'entra in questa faccenda. Come? Tu vorresti dire che Mirella avrebbe potuto... Sì, Teresa. Sono pronta a scommettere qualsiasi cosa. Ah, però... Però se è così, questa sarà l'ultima volta. Guarda, noi la smaschereremo, quell'intrusa. E pagherà per tutto il male che vi ha fatto, finalmente. Come sta la bambina? Sta meglio? Non so niente. Il medico è ancora in camera con Stellina e io non oso chiedere notizie. E Gianluca? È in salotto con il suo segretario. Giulio non mi risponde. Non è né in casa né in ospedale. Non riesco a trovarlo. E perché lo cerca? Ma come perché? Per mettermi d'accordo con lui prima che gli facciano delle domande. Signora vuole un consiglio. Al posto suo andrei via. Lascerei questa casa il più presto possibile. Le 10:05. Il tempo non passa mai quando uno sta aspettando. Devo entrare, non resisto. No, calma, calma. Sono passati soltanto 20 minuti. Il medico ha detto che ci vuole pazienza. Ma non posso aspettare ancora. Stare qua senza fare niente quando mia figlia è di là, immobile e pallida e non dà segni di vita. Ti giuro che ho paura, Enrico. Non pensare al peggio. No. Ci sono speranze. Devi avere fede in Dio. È l'unica cosa che mi sostiene, credimi. E la bambina, come sta? Sempre uguale, sempre uguale. È molto grave. Il medico mi ha detto che è ancora in coma. Mio Dio. Ma lui non ha deciso di ricoverarla? No. Sarebbe meglio, no? Bisogna ancora aspettare. Ma se non dovessi riprendere conoscenza, saremmo costretti a farlo. Io volevo riposare un po', però non sono riuscita, pensavo alla bambina. Ho preferito non entrare in camera sua, a meno che non possa essere utile. No, no, il medico è stato tutto il tempo vicino a lei, non si è mossa, e neanche Stellina. Chi si è comportato molto male è stato il dottor Chiroga. Quando l'abbiamo chiamato con urgenza non è venuto. So che doveva seguire un caso del... Sia chiaro che gli chiederò spiegazioni. È assurdo che per un'emergenza simile non sia venuto. Beh, non saprei, ma avrà avuto una ragione valida, sicuramente. Spero che ce l'abbia. E anche molto buona. Adesso le farò un'altra iniezione. Non ha ancora reagito, però il sensorio è vigile. Questo è un buon sintomo. Stellina, perché...
Non vai a riposare un po'? Mi fermo io con lei. No, non ci riuscirei. E invece ti consiglio di farlo. Sicuramente dovremmo passare tutta la notte qui accanto a lei. No, dottore, se continui così crollerai. Devi riposare. Dagli retta, stellina, su. E quando ritornerai, andrò a riposarmi un po' io. Starò con lei. Qualsiasi cosa succeda, ti avviso. Te lo prometto. Eh? Fino a quando starà così? Beh, sicuramente per tutta la giornata. E questa sera vedremo se ha fatto progressi. Comunque il suo fisico sta resistendo bene. È una bambina forte, sana. Ecco. No, non me lo spiego. Non ho mai avuto nessuna malattia. Non capisco cosa sia successo. Posso entrare un momento? Vorrei parlare con il dottore. Prego. Dottore, senta, la bambina ha bevuto questo. La prego, me lo dica lei, cosa c'è qui dentro? Ha bevuto qualcosa di strano? Io ogni sera preparo una tisana per Stellina e lei la beve prima di addormentarsi. E allora? Ieri sera non l'ha presa, così gliel'ho portata e l'ho appoggiata lì, su quel comodino. Così è successo che la bambina l'ha vista e l'ha bevuta. Ma prima non ha detto che la fa lei, che è innocua? Le assicuro, completamente, completamente. Il problema è che io la preparo in una bottiglia e la ripongo in un armadietto della cucina. Ma vede, poco fa con Milena abbiamo scoperto che ce n'erano due di bottiglie. Come? Non è la stessa bottiglia? No, non è la stessa, no. No, ce n'erano due. E questa era davanti. Sì, sì, lo ricordo bene. Ma chi l'ha messa? E l'altra era dietro. Chi ha messo l'altra bottiglia? Vede, né io né Stellina, nessuno di noi due l'ha messa lì, ne sono sicura, signore. Dottore, cosa pensa che sia? Non lo so, però ho un sospetto. Teresa, dovrei chiederle un favore. Sì, dottore. Non parli di questa storia con nessuno. No. Però lo sa Milena, beh, lei comunque è un'amica. Sia lei sia la sua amica, certo. Non parlatene con nessun altro. Anche a Stellina non devo dire. No, poverita, è troppo preoccupata. Aspettiamo che la bambina migliori almeno. Adesso come sta, dottore? Uguale, sempre uguale. Si calmi, Teresa, su. È stata colpa mia. Ma no, non dica questo. Sono stata io a portare quel bicchiere. Vedrà che sistemeremo tutto. Stia tranquilla. Dottore? È meglio mandare ad analizzare il bicchiere e il contenuto di questa bottiglia. Così presto potremo sapere la verità. Anche se, secondo me, il margine di dubbio è minimo. Cosa crede che sia? Beh, a mio avviso, quello che tiene in bilico sua figlia fra la vita e la morte non è una malattia, ma un avvelenamento. Se fossi in lei, seguirei il mio consiglio. Se ne vada, finché è ancora in tempo. Marta, l'ultima cosa che posso fare in questo momento è andarmene. Ma perché? Perché mi metterebbe in evidenza, non se ne rende conto. Tutti sospetterebbero di me. Ma che importa di cosa pensano gli altri? L'importante è che lei si metta al sicuro al più presto. Non insista, basta, Marta, per favore. Oh, signora, se io fossi al suo posto sarei disperata. Avrei una paura folle di essere scoperta. Ma non riesce a capire che nessuno può scoprirmi, Marta. Nessuno, perché non ci sono indizi, non ci sono prove. Forse lei si è dimenticata della bottiglia rimasta in cucina con il contenuto che lei ha preparato. Sì, e allora? E allora? Se qualcuno la scopre, si saprà la verità. Oh, signora, la prima cosa che avrebbe dovuto fare era far sparire quella bottiglia. No, Marta, no, è tutto calcolato. È proprio quella bottiglia, il mio alibi. Io non ero assolutamente al corrente che Stellina prendesse una tisana prima di andare a letto. Lei mi aveva detto che c'erano degli insetti in casa, così ho comprato la polvere, ho preparato l'insetticida con la precisa intenzione di eliminare quei fastidiosi insetti. E se Teresa è un po' disattenta, di certo la colpa non è mia, non le sembra? Sì, raccontato così sembra perfetto, ma chi vuole che le creda, signora? A me non importa chi mi crederà. L'importante è che non ci siano accuse contro di me, che non ci siano prove. Lei è molto fiduciosa, ma le assicuro
che non potrò più guardare in faccia Gianluca se morirà sua figlia. Il Signore adora la sua bambina e il minimo sospetto lo renderà cieco di dolore e di rabbia e o l'ammazzerà o la manderà in carcere. Marta, non esageri, per favore. Signora sa bene che non sto esagerando. Il signor Hidalgo non potrà mai perdonarglielo, gliela farà pagare. La smetta. Per questo le ho dato quel consiglio. Se ne vada da questa casa, deve sparire, andare lontano. Questo sì che sarebbe davvero un passo falso, Marta. Allora vada in cucina e distrugga quella bottiglia. Secondo lei chi crederà che l'abbia messa lì per puro caso? Anche se non la incolperanno, signora, il signor Hidalgo penserà che qualcuno l'ha messa lì per fare del male a Stellina e che per uno sbaglio l'ha bevuta la bambina. Ah, basta, Marta, basta. In un caso o nell'altro rimarranno sempre dei dubbi, signora. Forse lei dimentica che nel bicchiere ci sono le tracce del contenuto della bottiglia e che il medico può mandarle ad analizzare. Certo, ma questo può rimanere per sempre un mistero. Ma aspetti, è stata Teresa che l'ha versato nel bicchiere. Teresa che l'ha portato a Stellina. Noi in quel momento non eravamo in casa. Sì, questo è vero. Si rende conto, signora? Lei risulterebbe estranea a qualsiasi accordo. Forse lei ha ragione, Marta. Però la bottiglia, quella bottiglia che è ancora in cucina, deve sparire. Vada a prenderla. È troppo rischioso per me, capisce, Marta? Troppo rischioso. Lei... Marta... Lo faccia lei. No, no. Non conti sul mio aiuto. Sì, certo, è molto semplice. Di me sospetterebbero subito. Invece lei va in cucina, sceglie il momento opportuno, prende la bottiglia, la svuota, la asciuga e la mette da qualche parte. No, signora, no, non ho nessuna intenzione di farmi coinvolgere la questa volta. La prego, per favore. Ho detto no. Non riuscirà a compromettermi. Che stupida. Però ha ragione. Certo che ha ragione. L'unico rapporto che esiste tra l'avvelenamento di Maria Rosa e me è racchiuso in quella bottiglia. Oddio mio. Se almeno riuscissi a recuperarla. Se riuscissi a farla sparire per sempre. Adesso devi mangiare qualcosa, Stellina, perché sennò ti indebolirai troppo e non potrai avere cura della bambina. Sì, prendi cara, certo. Prova almeno a mangiare una fetta della torta che ho portato. È buonissima. Aspetta. No, non ne voglio. Con la crema. Elena, non voglio. Guarda com'è bella. Mangia. Allora, no, non mi va, grazie. Un'altra cosetta, una cosa più leggera. No. Ti faccio un uovo cotto alla coca. No, davvero, qualcosa... Teresa, questo latte è più che sufficiente. Senti, perché non ci fai un caffè? Stellina, ti sì. va? Sì, 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 un bel su, caffè. Su, sforzati, dai, va bene. Tenterete, lo preparo un caffè lo prendo volentieri. Spero che mi aiuti a vincere la stanchezza. Dimmi la verità, tu non hai dormito per niente. No, no. No, ho riposato solo per un po', ma non sono riuscita a dormire. Non ti preoccupare. Tu sei così buona che Dio non può abbandonarti. Vedrai che sicuramente ti aiuterà. Penso continuamente a Maria Rosa, poverina. Ha sofferto così tanto. La lavanda gastrica e tutte quelle iniezioni. Certo, però non devi perderti d'animo, Stellina. Tutto si sistemerà e tra 2 o 3 giorni... rivedrai tua figlia Maria Rosa che gioca come prima e che scherza come se niente fosse successo. Ecco qua. Prendi, prendilo finché è caldo, Qui c'è lo zucchero. Forse un buon caffè farebbe piacere anche al dottore e al signor Gianluca, o forse sarebbe meglio preparargli anche qualcosa da mangiare, no? Hai ragione. Sì. Ora vado di là. Aspetta, almeno finisci il caffè. No, no, me ne vado perché qui non faccio altro che pensare a Maria Rosa. Preferisco stare con lei, mi sento più tranquilla se le sto vicina. Va bene, però se hai bisogno di qualcosa, vieni subito qui ad avvisarci. Ricordati che anche noi siamo molto in ansia. Sì, appena la bambina starà meglio verrò a dirvelo. Ciao. Ah, poveretta. Se sapesse che sua figlia ha bevuto chissà quale schifezza di intruglio. No, no. Il dottore ha detto che non dobbiamo dirle niente. Almeno fino a quando Maria Rosa continua a essere così grave, capisci? Sì. Senti, ti ricordi che hai lasciato la tisana in quell'armadietto? Sì, lasciala lì. Non ha più importanza adesso. È una bevanda che non può fare del male a nessuno, Milena. E invece dell'altra bottiglia cosa ne hai fatto? L'altra bottiglia l'ha tenuta al medico. Non so che cosa ne farà, ma suppongo che per prima cosa la farà analizzare per sapere qual è esattamente il contenuto, almeno credo.
Enrico, vieni un momento da me, scusa. Fammi un favore. Il dottore vuole far analizzare questo liquido. Lui non può perché deve rimanere con la bambina. Puoi pensarci? Sì, certo, come no. Cosa devo fare? È tutto segnato su questo foglietto. Devi soltanto chiedere quando ti daranno il risultato, nient'altro. E questo ha a che fare con la malattia della bambina? Sì, sembra che ne abbia bevuto il contenuto. Ma non sappiamo cosa sia successo. È pericoloso? Pare di sì. E chi l'ha dato a tua figlia? Non so, è tutto molto confuso, ancora non si sa. Sembra che Teresa n'abbia posato un bicchiere sul comodino, però avrebbe dovuto berlo Stellina. Insomma, non lo so, Enrico. C'erano due bottiglie, ma non si sa chi abbia messo l'altra lì. È stata Mirella. Te lo dicevo che era capace di qualsiasi cosa e questo te lo dimostra. Per favore, Enrico, per favore. Un giorno ti convincerai e tutto si chiarirà. Va a fare quello che ti ho chiesto adesso. Mi scusi la domanda, però... Che ruolo ha esattamente la dottoressa Ledesma in questa casa? Beh, ecco, si è occupata di me per tutto questo tempo. Io soffro di amnesia. Ed è stata lei a indirizzarla al dottor Quiroga? Esatto, sì, sono cugini. Senta, mi faccia il favore di chiamarlo. Vorrei parlare con lui. Immagino che non sarà difficile trovare questo dottor Quiroga, no? No, no, no. Oltretutto anch'io dovrei chiarire alcune cose con lui. Non gli perdonerò mai di non essere venuto quando è stato chiamato. Stellina gli aveva telefonato disperata. Si trattava di un'urgenza, ma non si è presentato. Non me lo spiego. Dopotutto è una persona che frequenta assiduamente questa casa. Pensavo di poter contare su di lui. E trattandosi poi di una bambina malata, non doveva rifiutarsi. Tantomeno se esiste questo tipo di rapporto. Purtroppo ultimamente sto cominciando ad avere meno fiducia in lui. Da poco ho scoperto che mi aveva mentito. È una faccenda personale o...? No, 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 è una cosa che riguarda piuttosto la sua professione. Ah. Ho scoperto che Mirella stava fingendo da tempo di essere malata di cuore. E lui l'ha aiutata. L'ha ingannata? Mi hanno ingannato tutte e due. E con quale proposito? È una storia lunga, dottore. Ah, mi scusi, se sono indiscreto, non è tenuto. No, no, la prego, si accomodi, si accomodi. Grazie. Deve sapere che ho avuto un incidente molto tempo fa. Un incidente piuttosto grave. E Mirella mi ha salvato la vita. Decise lei di portarmi all'estero per farmi operare d'urgenza. Io soffro di amnesia. Di amnesia totale. E lei si è occupata della mia vita, ha avuto cura di me, di mia figlia. Praticamente mi ha dedicato tutto il suo tempo. Vede, la mia gratitudine era così grande che ho anche pensato di sposarla. Confesso di non averlo fatto perché ho capito in tempo che ero troppo innamorato di Stellina. Sì, capisco. E così lei ha finto di essere ammalata per ricattarla sentimentalmente, no? Con la complicità del dottor Quiroga. Esattamente, proprio così. E pensi, oggi, guarda un po', ha deciso di lasciare questa casa, per sempre. Guarda che coincidenza. Sì, devo riconoscere che è una coincidenza molto strana. Però non voglio farmi influenzare da tutti questi indizi contro di lei, perché... Non so, devo riconoscere che ci sono molti particolari che la rendono sospettabile. Però non posso credere, no, non posso credere. Non posso credere che sia capace di commettere un'azione così terribile. Non riesco ad accettarlo. Non dobbiamo avere fretta di trarre conclusioni. Però bisogna fare delle indagini. Mi scusi se insisto, ma... Ora voglio parlare assolutamente con quel dottore. No, sì, è vero, me l'ero dimenticata, parlavamo d'altro. Gli telefono subito. Pronto? Dottor Quiroga? Sono Gianluca Hidalgo. Buongiorno, Gianluca. Le faccio le mie scuse, ma ero così occupato che non ho potuto... Come sta la bambina? Mia figlia è molto grave. Ah, non pensavo che fosse una cosa così seria. Suppongo che abbia chiamato un altro medico. Sì, naturalmente. Per fortuna la sta seguendo un altro medico.
È proprio per questo che voglio che lei venga quanto prima a casa mia. Io? E perché? Mi sembra che sia un dovere morale da parte sua. È che adesso sono molto impegnato con due casi delicati. Non posso accettare nessuna scusa, Quiroga. La aspetto. Sì, pronto. Sono io. Mi ha appena telefonato Gianluca. E che ti ha detto? Mi ha chiesto di andare da lui. Certo, è molto seccato perché non hai voluto visitare sua figlia. Come potevo andarci? Con che coraggio avrei potuto presentarmi? Perché sei solo un vigliacco. Se tu fossi venuto, avremmo evitato l'intervento di un altro medico. È meglio che tu venga subito. No, non ne ho nessuna intenzione. Scordatelo, Mirella. Pensa se si complicassero le cose. Pensa se la bambina morisse. Come sta adesso? Male. È in coma. Hai visto? Sarà molto difficile che si salvi. Ti avevo avvertita, ti avevo detto di non farlo. Ti avevo detto che era inutile, che era troppo pericoloso. Giulio, si è trattato solo di una coincidenza, capisci? Non immaginavo certo che la bambina avrebbe bevuto da quel bicchiere. E poi adesso i rimproveri non servono più a niente. Dobbiamo vederci al più presto per metterci d'accordo. Mi hai cacciato in un bel guaio. Proprio quello che volevo evitare. Ma tu non c'entri in questa storia, Giulio. Se vieni qui subito e ti scusi, tutto quanto sarà risolto. Loro non si sono resi conto di nulla, per fortuna. Ma se ne accorgeranno molto presto. E il tuo gioco, alla fine, sarà certamente scoperto. Giulio, fa attenzione. Ascolta cosa voglio fare. Ho deciso di far sparire quella maledetta bottiglia. E lo farò questa notte. Dovrò agire con abilità e con calma. Per questo ti scongiuro, non perdere la testa. Mi occuperò io di questa faccenda. E vedrai, non avrai proprio nulla da temere. Assolutamente nulla. Amore mio. Cosa darei adesso per vederti di nuovo con i tuoi occhietti aperti, con il tuo dolce sorriso. Sarebbe il dono più bello. Mi piacerebbe tanto che il dolore e che la sofferenza restassero lontano da te. Che mai niente ti facesse del male. Sarò felice solamente quando finalmente ti vedrò di nuovo correre per la casa. Quando ti sentirò ancora ridere. Bambina mia. Figlia mia, rispondimi. Adesso calmati su. Il dottore nella mia camera, sta riposando. Come sta? È uguale. Sempre uguale. Ma quanto durerà questa tortura? Le ore passano, passano e la bambina non migliora affatto. Uno finisce per perdere la speranza. Sì, Milena. Speriamo di avere delle buone notizie questa notte, poveretta. Sta soffrendo da troppo tempo ormai, povera bambina. La sai una cosa? Ho tanta paura
Maria Rosa non ce la faccia e che debbano portarla all'ospedale e magari operarla, non so. Ah, no, Milena, con tutto quello che le hanno già fatto. Ah, Dio mio, quella terribile lavanda gastrica è stato un vero supplizio vederla, credimi. Per fortuna è arrivato subito il dottor Aldama. È così buono, se non fosse stato per lui non so cosa sarebbe successo alla bambina. No, Teresa, non dirlo neanche per scherzo, per favore. Meno male che è un ottimo medico, eh. E sai cosa ho trovato bello da parte sua? Che sia rimasto qui quando ha capito quanto c'era bisogno della sua assistenza. Sì, certo. E non sai con che rapidità è intervenuto. Oh, in un attimo ha levato dallo stomaco tutto quello che la bambina aveva ingurgitato. E non se n'è andato perché ha un debito di riconoscenza per tutto quello che Stellina ha fatto. Già. Lo sai che ha aiutato molto la sua famiglia. Soprattutto il figlio cieco, gli ha ridato fiducia, gli ha offerto la sua disponibilità, la sua allegria. E poi Stellina ha aiutato il dottore anche quando aveva ripreso... aveva ripreso a me. Esatto, proprio così. E Michelangelo è molto migliorato. Suo padre ha potuto operarlo. L'intervento è andato benissimo. E adesso lui è un pittore famoso. Sposato, felice. E beh, certo. È comprensibile la dedizione che ha dimostrato il dottore nel prendersi cura della piccola Marita, non è vero? Certo, sì. Sai, Teresa, è rassicurante sapere che se ne occupa lui, che è un medico preparato e vuole bene alla nostra Stellina. Sì, sì, in effetti è proprio un ottimo medico, molto. Meno male che non è venuto il dottor Chiroga, perché sono sicura che con lui non so cosa avremmo ottenuto. Ragione. La bambina a quest'ora avrebbe già rischiato di morire. Guarda, quello è un tipo, sì. È un... Mi fa un'antipatia, sapessi? E quell'altra ancora peggio. Io credo che siano complici quei due. Sono sicura che il dottor Chiroga non sarebbe stato in grado di salvare la bambina. No, sono pronta a scommetterlo. Chissà come sarebbe... Basta, tocchiamo lei. Devi credermi, smetti, Milena, di fare questi discorsi. Bene, fammi il favore. Dico che è così. E dimmi un po' una cosa. Se si provasse che è stata proprio Mirella a mettere il veleno dentro la bottiglia, cosa succederebbe? Qualcosa succederà, Milena. Di sicuro. Ma questo è un problema che non mi preoccupa, sai. Io spero soltanto che Maria Rosa migliori, che guarisca e stia di nuovo bene. Sì, anch'io lo desidero tanto. Ma voglio anche che Mirella venga scoperta, che sia punita, che la sbattano in galera. E se lo merita. Ah, se lo merita. Me l'hanno restituito dopo aver analizzato il contenuto. Anche se gli ho detto che noi ne avevamo una bottiglia, ma hanno voluto darmelo lo stesso. Gli hanno messo un'etichetta con il numero corrispondente all'analisi e poi l'hanno sigillato. Sai perché, Enrico? Lo fanno quando prevedono che possa essere utilizzato come prova in un caso giudiziario. E sicuramente verrà utilizzato in un caso del genere. In questa storia delle due bottiglie c'è qualcosa di losco. Ah, e mi hanno dato anche una busta, questa. È aperta. Ci capisci qualcosa? È un lungo elenco di formule chimiche, con in più la percentuale e la quantità dei composti. Perché non chiedi al medico che te le spieghi? Sì, ma dobbiamo aspettare. È andato in camera mia, era distrutto. Lasciamolo riposare un po'. Quel tipo mi sembra molto disponibile. E pensare che nemmeno ti conosceva. Ho detto a Chiroga di venire al più presto, ma ancora non si vede. Non credo che si presenterà. E sai perché non si farà vedere? Perché sicuramente c'entra anche lui in tutta questa faccenda, ne sono sicuro. Senti, Enrico, se mi convincessi che è stato un piano organizzato... Ah, dottore, abbiamo già il risultato dell'analisi. Ah, benissimo, così presto. Sì, gli ho detto che era un caso urgente per salvare la vita a una bambina e così me l'hanno dato subito. È proprio come sospettavo. Cosa, dottore? Si tratta di una sostanza ad alta tossicità, disciolta in acqua. Un veleno a tutti gli effetti. Un veleno mortale. La mia stella. Fra la gente.
sulla pelle, la mia storia.